Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera Schlein. Ah, già che è in Sardegna a fare campagna elettorale. Aio! No. Asibiri con no, Samudi! Ma cosa fa, onorevole? Cosa dice? A forza! A barrai con i manusi crusi! Cosa sta dicendo? Non capiamo con chi parla. Sto cercando di imparare in tempi brevissimi la lingua sarda. Ma non male che mi ha lasciato passare, mi ero dimenticata il passaporto. No! È la prima volta che vengo su quest'isola straniera. Ma come parla? No, non è un'isola straniera la Sardegna, in Italia. Ah, ma dai, sì. Ma a Lugano parliamo diverso. Sì, comunque, no, aspetta un attimo, sì. Che adesso se prendo la linea facciamo il botto. Mi ha messo in attesa, non so da quanto, sono qua. Noi saremo in collegamento, però. Lo so, ma non voglio perdere la priorità acquisita. Ma non può richiamare, scusi, Ma sono in attesa da 8 mesi, se metto giù adesso mi tocca ricominciare da capo. Attesa con chi, scusi? Giuseppe Conte. Ah. Allora, a luglio gli ho proposto il campo largo, sì. Ma è passato così tanto tempo che nel campo ci sono cresciute le patate. Immagino, secondo me Conte non la vuole mica sta alleanza. Vuole fare il leader del centro-sinistra, lui, ha capito? Ehi, sai? Ma scusi, ma il principale partito di centro-sinistra non è mica il PD? Eh sì, certo. E bom, e chi è l'attuale leader del PD? È lei. Ah, allora me lo conferma. Certo, no, perché avevo un vago sospetto, ma non ero sicuro. No, confermo, è proprio lei, guardi. Allora, scusi, adesso io non vorrei sembrare una che se la tira, sì. Anzi, a me sta roba di fare leader, tutto quel bagaglio lì, sì, non è vede, che proprio... Guardi, vabbè, comunque, però adesso mi sono affezionata, affezionata, no? A cosa, scusi, in che ma senso? Ma nel senso che adesso che sono abituata a fare la segretaria del PD, tornare a lavorare è brutto! Beh, sì, certo, guardi. Aspetti un po', sì. Che for... No. Giuse, sei tu? E Giuse? No, niente, no. Niente, è ripartita la musichetta. E che musichetta c'è, scusi? Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più. Ah, forse le vuol dire qualcosa, che dice? Eh sì, che a lui piace la Caselli. No, d'altra parte, no. Conte a quell'età lì, Io ho gusti più giovani. A me piace D'Argen D'Alema. No, D'Amico, guardi, D'Argen D'Amico. Quello lì che parla dei migranti. Sì, ma vabbè, il problema è che Conte si vede di nascosto con Landini, non so se no. La... Sì. Ma davvero? Certo. Dovevo immaginarlo con quelle camicie, i cascò sbarattini. Ma no, ma si vedono per parlare di lavoro, di salario. Onorevole, Conte le sta fregando gli elettori. Non pensa che dovrebbe reagire? Penso di sì. Perché non lo fa? Ma perché adesso sono già occupata a pensare che devo reagire, non sono mica capace di fare due cose insieme. Va bene, giusto. Prima verso il gin e dopo strappo la tonica. Sì, va bene. Elezioni europee. Alla fine ha deciso per Zingaretti, no? Allora, qua lo dico in modo netto, sì. Non è stata una decisione facile. Nel PD di candidati giusti ce n'erano troppi, tanti. Tutti forti. Allora, ma secondo lei, scusi, io alle europee non ci posso andare. Perché? Perché le busco. Ah. E non è una grande idea. No, capito. E in cambio cosa faccio? Ci mando uno che mi svernizza? No, direi di no. No. E allora, se ci devo mandare uno scarsino, diciamo che nel PD ne ho un bel mazzone. Certo. Sembra una faccia da piega, ma se questo è il ragionamento, non pensa che Zingaretti abbia qualcosa da dire? Allora, guarda, che Zingaretti abbia qualcosa da dire, non lo pensa nemmeno Zingaretti. Ah, neanche lui dice. Lui sorride e spera che se lo dimentichi. Senta, ma come procede il faccia a faccia con Meloni? Allora, diciamo che siamo vicini all'intesa. Ah. Stiamo definendo gli ultimi dettagli. Perfetto, anticipazioni? Allora, gli anticipo questa. Generalmente non sono una che si approfitta del suo ruolo. Sì, certo. Ma questa volta ho preteso, gliel'ho detto in modo chiaro, netto, voglio sedere in prima fila. Come in prima fila? Sono fatta così, e anche al cinema a me piace stare davanti. Sì, ma faccia a faccia lei non sarà mica tra il pubblico. Infatti non sarò tra il pubblico, sarò davanti. No, ma non mi sarà seduta davanti alla Meloni, non tra il pubblico. No, ma così in mezzo rischio di dar fastidio alla persona che deve confrontarsi con la Meloni. Ma è lei quella persona, faccia a faccia vuol dire tra voi due. Onorevole, è ancora lì. Forza Casteddu, venite della bella Sardegna, che ci abbiamo con urgione, slazeata, sarà su Cunaru, sarà Cudulu. Solo perché vince solo in Sardegna. Sarà altre parti, mica cazzicare. Arrivederci. Luca e Paolo, benvenuti.